Sisters. Grazie, Presidente. Io ringrazio il collega per il working document che ci è stato presentato già la scorsa settimana e quindi ci permette di fare questa discussione in maniera pratica. Magari riuscissimo, tutti i colleghi riuscissero a farlo, avremmo un lavoro più agevolato e più concreto. L'implementation report di cui stiamo parlando verte sull'analisi della comunicazione della Commissione europea del 14 dicembre e voglio sottolinearle, come già nel titolo, evidenzi che voglia parlarsi di risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato, compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave per ciascun Stato membro. Detto ciò, noi aspettiamo naturalmente la bozza, saremo pronti a dare i nostri contributi e voglio sottolineare i punti che fino ad oggi ci accomunano e quelli invece che ci rendono lontani ma di cui dobbiamo parlare certamente. È sicuramente una opportunità questo implementation report per fare un'analisi olistica della politica di coesione e condividiamo alcune idee preliminari. Sicuramente l'importanza data alla semplificazione e quindi al gruppo d'alto livello sulla semplificazione che si è formato e pare anche a noi utile un'analisi della Commissione sull'uso delle misure di semplificazione già introdotte, penso ad esempio al Simplified Cost Options. Ancora, visto che le regole sugli aiuti di Stato non si applicano a Horizon 2020 e all'EFSI, mentre invece ai fondi strutturali ed investimento sì, anche noi guardiamo con interesse ad una possibile proposta di una sorta di esenzione di blocco su aiuti di Stato per l'obiettivo tematico 1 e quindi su ricerca e innovazione. Questo aiuterebbe, come sottolineato nella nostra ultima mozione di risoluzione, la possibile creazione di sinergia tra Horizon e i fondi strutturali con un quadro normativo meno complesso. Invece abbiamo delle riserve ed esprimiamo una certa cautela sull'uso degli strumenti finanziari, come già ho detto relativamente al report del collega Novakov. Non possiamo che rinnovare la nostra totale contrarietà di principio in merito al link tra la politica di coesione e il semestre europeo, il famoso articolo 23. Riteniamo del tutto pericoloso e antitetico ai principi di coesione economica, sociale e territoriale. Siamo interessati a sapere come e quanto le raccomandazioni specifiche paese per paese siano state seguite e come, visto che abbiamo informazioni molto scarne al riguardo. Vorremmo inoltre avere, e questo ci pare assolutamente fondamentale, chiarimenti e dati precisi dalla Commissione su come gli Stati membri e le regioni hanno rispettato il principio di partenariato, con indicazioni in merito e su chi ha mal applicato questo principio. La politica di coesione, come sappiamo, è altamente perfettibile, ma rimane il principale strumento di investimento dell'Unione Europea. Per difenderla dobbiamo migliorarla e aumentare assolutamente il coinvolgimento della società civile e degli stakeholders, già nella programmazione. Non è il momento di nascondere la polvere sotto il tappeto, ma di avere dati e informazioni il più possibile precisi e puntuali per iniziare a lavorare subito sull'accelerazione della presente programmazione e sulle idee del post 2020. Grazie. 2020. Thank you.